Salve a tutti, oggi vi faccio vedere il trasparente più rapido che esiste in carrozzeria. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Oggi vi voglio far vedere un prodotto che difficilmente vi mostrano su internet e comunque non in italiano. È un trasparente che si usa in carrozzeria, è velocissimo nell'asciugatura e che secondo me sarebbe il top per il fai da te, se non fosse che, e ve lo dico alla fine. E colgo anche l'occasione per parlarvi anche un po' di salvaguardia, insomma, della propria salute con la mascherina. Ne ho trovata una su Amazon. Ecco come arriva nella scatola, ve lo faccio vedere. Questa, diciamo, è più indicata per il fai da te rispetto a quella della 3M, soprattutto anche più ecologica perché si cambiano soltanto questa parte qua. I filtri arrivano imbustati in questo modo, li apriamo. Prima vi faccio vedere come si monta e poi tutto il resto. Ha queste, diciamo, scanalature, due grandi e una piccola. Lo poggiate in questo modo e lo girate in senso orario. Ok, una volta installata in questo modo qua, andiamo a mettere questi prefiltri, che ce ne sono 4 in dotazione, poi ne bastano soltanto 2 di cotone, dentro queste apposite, diciamo, custodie. Si incastrano facilmente qua sopra, quando fanno clac sono ok, è facilissimo, insomma, voglio dire, un'operazione molto semplice. E la mascherina è pronta. La sicurezza delle vie respiratorie è sempre importante. Quando vedete che si intasano questi, li potete cambiare, poi vendono anche i ricambi. Quando sentite che entra la puzza delle vernici o delle resine che state utilizzando, vanno cambiati anche questi. Quindi vale la regola: se sentite la puzza va cambiata, quindi vuol dire che si sono riempiti i filtri. Questo è il prodotto che andremo a dare, Cromax CC6750, con questo catalizzatore. Questa è la scheda tecnica, e ve la voglio far vedere. Ne ho stampate solo 2 pagine. La prima dice la catalisi e come va fatta in peso, quale temperatura può essere spruzzato, perché può essere spruzzato anche oltre i 30 gradi. Però bisogna cambiare catalizzatore, che tipo di pistola, con l'ugello da 1,2, 1,3, 1,8, 2 bar per l'HVLP o l'alta efficienza, insomma, dipende. Quante mani darlo, perché questo è o è una mano e mezza, come lo darò io, o 2 mani piene. E poi c'è il dettaglio qua, la pagina del dettaglio dell'essiccatura ad aria, cioè senza cottura, con questo catalizzatore che andremo ad utilizzare noi, da 30 a 45 minuti intorno ai 20 gradi. Io sto poco oltre, quindi andrò a utilizzare il 7702 e quindi a 30 minuti 45 al massimo. Andiamo a spruzzare. Questo pannello ho già precedentemente dato la base opaca e vado a dare il trasparente. Lo vado a preparare, ha un pot life abbastanza breve perché comunque va spruzzato subito. Lo spruzzo e poi metto il timer. Ok, una mano piena, faccio partire il timer in sovrimpressione e vediamo dopo quanto tempo va fuori polvere, può essere maneggiato e in quanto tempo può essere lucidato, se rispetta le specifiche della scheda tecnica. Lascio la telecamera accesa e vediamo, io ogni tanto vengo a controllare. Adesso ancora è appena dato, è appiccicosissimo. Passati 15 minuti, è fuori polvere ma non secca al tatto. Vi faccio vedere che cosa significa. Metto la polvere e la soffio via. Ecco qua. Niente più residui di polvere. Quindi da questo momento in poi si posa una mosca, una qualsiasi cosa, dopo 15 minuti state già tranquilli.
non è secca al tatto però ovviamente, e rimane lì pronta se lo tocchiamo. Comunque comincia ad indurire. Ecco qua, 22 minuti, controlliamo nuovamente, molto più asciutto ma ancora rimane l'impronta. Dovrebbe, da scheda tecnica, essere asciutta al tatto a mezz'ora e a 45 minuti lucidabile, quindi lo lascio ancora così, vediamo se rispetta la scheda tecnica. Minuti sono passati, vediamo, e miracolosamente ha funzionato, guardate, non rimane più l'impronta. Aspetto che arrivi a 45 come da scheda tecnica e proviamo anche a lucidarlo. Adesso può essere montato volendo, se era un pezzo di ricambio. Ho voluto da fa, passato un po' di più, però perfetto. Andiamo a lucidare. Levo tutto. 2000. Beh, già si carteggia e rimane, diciamo, bello carteggiato. Lucido. Asciugo, lucidato, guardate, dopo 45 minuti d'orologio effettivamente rispecchia la scheda tecnica. Finito, avete visto? Ovviamente non era una dimostrazione, volevo soltanto farvi vedere che esiste questo tipo di trasparente. Vi dicevo, secondo me è molto indicato per il fai da te, proprio perché questa velocità, come avete visto, di asciugatura, cioè 15 minuti, 20 al massimo fuori polvere, 30 minuti secco al tatto, 45 carteggiabile e lucidabile, sono delle caratteristiche che su un trasparente senza cuocere, senza niente, a 20 gradi, sono eccezionali. Esiste da parecchio sul mercato questo tipo di prodotto, io lo conosco da circa 10 anni. Però i video non li facevo prima, adesso li faccio e ve l'ho voluto far vedere, così magari sapete che esiste. Vi dicevo che è molto adatto al fai da te, però purtroppo ha un costo elevatissimo al litro. Diciamo che costa 5 volte un trasparente normale al litro. È un 2 a 1, non va diluito. Io ho provato quello della Palinat, quello della Legler, quello adesso della Cromax, quello della PPG, insomma ne ho provati 4 o 5. A me sembrano tutti uguali, francamente, perché sono tutti 2 a 1 non diluibili, cioè che non vanno diluiti. La velocità è sempre quella, quindi sembra che siano tutti uguali, però poi ognuno ha la sua formula sicuramente. E in ambito della carrozzeria questo prodotto si usa per fare delle riparazioni spot in caso di necessità estrema, nel senso, siccome il costo è elevatissimo, durante le normali operazioni in carrozzeria si graffia un'auto, si urta, oppure bisogna fare un ritocco veloce perché c'è poco tempo, perché è successo un guaio, perché è successo un danno, questo diciamo che è una valida alternativa per recuperare il danno fatto. Oppure magari mentre si lucida una volatura si scopre un pezzo, quindi va rifatto al volo il pezzo prima che viene il cliente, perché oramai il mondo è diventato consumismo di massa, quindi si va tutti molto veloci, non è che io posso tenere l'auto qua dentro una settimana, e diciamo che questa è una cosa ultra veloce. Questo per quanto riguarda il trasparente. Poi vi ho fatto vedere la mascherina, quella è importantissima, utilizzatela sempre, soprattutto se verniciate come ho fatto io in un ambiente chiuso. Io ho il forno che aspira, però la mascherina va comunque sempre messa. Sembra che sia fatta molto bene, è economica, poi vi metto il link in descrizione. Anche del trasparente, se volete, ma ve lo dico, costa almeno 100 euro al litro.
Spero di avervi fatto cosa gradita mostrandovi questi prodotti. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.